Io sono straniero su questa terra. Il vescovo di una certa regione morì. Gli abitanti di quella zona andarono a trovare il patriarca pregandolo di consacrare un vescovo al posto di quello morto. Il patriarca disse loro: «Datemi un uomo che riconoscerete capace di pascolare il gregge di Cristo e io ve lo consacrerò». Dissero: «Non abbiamo nessuno se non quello che ci darà il tuo angelo». E il patriarca disse: «Siete tutti qui?» «No», risposero. «Andate, riunitevi tutti e poi venite a trovarmi, cosicché il vostro vescovo sia eletto con l'accordo di tutti». Partirono, si radunarono e vennero a chiedergli di consacrare il vescovo. Egli disse loro: «Datemi qualcuno in cui avete piena fiducia e ve lo consacrerò». Dissero: «Non abbiamo nessuno se non quello che ci accorderà il tuo angelo». Chiese: «Non manca nessuno di voi?» «Non manca nessuno, tranne quello che custodisce l'asinello del nostro principe». «Vi fiderete se io vi do quello in cui ho fiducia?» chiese loro il patriarca. «Sì, ci fideremo», dissero. E il patriarca ordinò che gli conducessero quello che custodiva l'asinello del principe e lo consacrò vescovo. Lo accolsero con gioia immensa e se ne ripartirono in barca per il loro paese. Ora vi fu nella regione una grande siccità e quello che era stato consacrato vescovo pregò Dio e Dio gli disse: «Va alla porta della città che guarda ad oriente e ferma il primo che vedrai arrivare affinché preghi e scenderà la pioggia». Così fece e partì con i suoi preti per sistemarsi presso la porta. Ed ecco entrare un vecchio etiope e subito il vecchio depose il suo carico di legna. Il vescovo lo supplicò con queste parole: «Abba, prega che venga la pioggia». Cominciò a pregare e subito la pioggia si riversò come le cateratte del cielo e se non avesse pregato di nuovo non si sarebbe fermata. Il vescovo rivolse questa preghiera all'anziano: «Facci la carità, Abba, di dire al nostro profitto spirituale qual è il tuo genere di vita, perché cerchiamo di imitarlo». L'anziano rispose: «Perdonami, mio signore. Come tu vedi, io esco per tagliare questo piccolo carico di legna ed entro per venderlo. Non mi tengo nient'altro che i due piccoli pani che mangio. Dormo in chiesa e il giorno dopo esco e rifaccio la stessa cosa. Se per un giorno o due fa cattivo tempo, resto a digiuno finché non ritorna il bel tempo e posso uscire a tagliar legna». Il vescovo e il clero restarono edificati, resero gloria a Dio e gli dissero: «Certamente hai realizzato quanto sta scritto: io sono straniero su questa terra».